Salve, benvenuto sulla piattaforma e-learning di StudioGest. Il mio compito è illustrare solo a coloro che possono ottenere i crediti ECM. Sempre se rientrano tra le figure professionali per cui il webinar è stato accreditato, la procedura corretta per conseguire i crediti. Quindi, mi appresto a darle alcune informazioni relativamente al percorso da compiere per ottenere l'attestato ECM. Innanzitutto, dovrà seguire il webinar, o almeno il 75% dello stesso. Una volta conclusosi il webinar, avrà 48 ore di tempo, sempre tramite la medesima pagina della piattaforma, per completare 4 semplici passaggi. 1. Rispondere ai quiz predisposti per il webinar. Le risposte esatte devono essere almeno il 75% delle domande ed avrà 5 possibili tentativi. 2. Compilare la scheda di valutazione richiesta dal sistema ECM. 3. Confermare l'autocertificazione che attesta il suo possesso dell'idonea qualifica. 4. Stampare l'attestato ECM. Grazie e buon webinar! Buonasera a tutti, benvenuti al webinar dal titolo Biomeccanica funzionale dell'Anca. Il webinar è promosso dalla SIAG Ascot e sponsorizzato dall'Alfa Sigma. Diamo subito la parola al dottor Costantini, responsabile scientifico dell'evento, e andiamo ad iniziare. Buon lavoro a tutti. Okay. Buonasera a tutti, un ringraziamento anche da parte mia alla SIAG Ascot che ci permette di avere questi webinar. Io spero che siamo alle ultime battute di cominciare a vederci in presenza nei prossimi incontri scientifici. Ovviamente un ringraziamento va anche alla StudioGest che si occupa appunto di formazione e di accreditamento ECM e all'Alfa Sigma come sponsor. Quello di cui parleremo oggi è un condivido nel frattempo lo schermo e parleremo della biomeccanica dell'anca, biomeccanica funzionale, cioè come funziona un'anca. Questo perché molto spesso noi non sappiamo come funziona un'articolazione, quindi cercando di capire il funzionamento capiamo anche come andare a trattarlo, come si sviluppa una patologia e come trattarla. Saranno con me oggi la dottoressa Cerulli, dirigente del reparto di fisiatria del Policlinico Agostino Gemelli, carissima amica, nonché, non riesco ad andare avanti, il dottor Fiorentino, Gennaro Fiorentino, invece che responsabile dell'unità operativa dell'Humanitas di Gavazzeni di Bergamo. Grandi amici, vi ringrazio di essere qua stasera. E credo insomma di avere un bel argomento, no, su cui poi poterci confrontare. Allora io comincerò a parlare del labbro acetabolare. Labbro acetabolare nasce un po' tutto da questo articolo. Vedete, l'articolo è del 2002, quando appunto si parlava come l'osteoartrosi, l'artrosi dell'anca, dipendesse da un labbro acetabolare invertito. Ora qui io credo di aver fatto diverse artroscopie di anca in cui si andava a rimuovere il labbro acetabolare.
Abbiamo poi capito che in realtà la direzione non era quella, stavamo prendendo una direzione completamente sbagliata e quindi grazie alla biomeccanica, grazie allo studio dell'anatomia, della funzione, abbiamo capito come funzionava in realtà l'anca, come funzionava il labbro acetabolare. Quindi attraverso questi studi di biomeccanica, per carità, importantissimi, bellissimi, ma quando uno approfondisce un po' di più la materia, a meno che non sia un ingegnere, io sinceramente quando comincio a vedere formule di questo genere mi spavento, cerco di andare a come funziona. Come funziona? Anche perché qui dobbiamo andare a capire come funziona una struttura che sta in profondità rispetto alla superficie articolare. Cioè io devo andare a capire quel pezzettino di fibrocartilagine che è in profondità dall'interno dell'articolazione e come funziona. Vedete il labbro, in realtà, che è una struttura fibotriangolare, circonda completamente l'acetabolo. Ed è una struttura di tipo triangolare, la vedete qui sottolineata, di fibrocartilagine, ha degli strati di collagene che aumentano la resistenza agli stress, ha un'ampiezza di inserzione sulla parte ossea di circa 5 mm, una vascolarizzazione, così come quella del menisco, che viene dalla periferia e mano a mano si esaurisce dal centro e mano a mano si esaurisce verso la periferia. Ha dei corpi liberi, quindi ha una capacità, diciamo così, in un aspetto nocicettivo e propriocettivo dell'articolazione dell'anca. Da un punto di vista funzionale aumenta la superficie dell'acetabolo, vedete qui con o senza labbro come cambiano le dimensioni in centimetri quadrati, in centimetri cubici, ma sostanzialmente diciamo che va ad aumentare del 22% la superficie e di un 33% il volume dell'acetabolo. È interessante notare come il labbro subisca degli stress durante la sua funzione. Sostanzialmente, quando noi siamo in piedi, il labbro non ha grossi stress, diciamo sopporta circa l'1%, il 2% del carico totale che gli viene passato attraverso la testa femorale. La situazione cambia un po' quando invece, per esempio nel caso di un'anca displasica, quindi di un appoggio più esterno, il labbro ha una capacità di sopportazione maggiore e viene caricato in modo maggiore. Vedete come passa da 1-2% a un 4-11% dei carichi trasferiti attraverso l'articolazione stessa. È anche interessante notare come sono diversi i modi di inserzione del labbro sulla parte ossea. Perché? Perché in realtà noi abbiamo che sulla parte posteriore le fibre si inseriscono in modo interdigitato e quindi perpendicolarmente alla superficie ossea, mentre invece decorrono in modo più parallelo nella parte anteriore e casualmente le lesioni maggiori del labbro acetabolare noi le vediamo sulle parti anteriori. Altro aspetto fondamentale in questo tipo di articolazione è il passaggio tra la componente cartilaginea, la componente della cartilagine ialina, a quella fibrocartilagine del labbro acetabolare. Questa zona, questa transition zone, oggi abbiamo scoperto di essere di estrema importanza e lo vedremo poi più in là nel corso delle relazioni, perché è una zona dove comunque anche qui si vanno a scaricare dei carichi importanti. Non voglio togliere la parte della relazione a Gennaro, ma quello che mi serve è far capire come ci sia una interdigitazione, una interplay, come dicono gli americani, dei ruoli all'interno di un corretto funzionamento dell'anca. E la capsula articolare in questo è estremamente importante, ma è estremamente importante per quello che mi riguarda una parte delle fibre, cioè le fibre circolari, quelle che vanno ad avvolgere il collo del femore. E questo prende il nome, noi la chiamiamo zona orbicularis. E questo è estremamente importante. Vedete,
in questa rappresentazione, in questa foto artroscopica, vedete come circonda il collo del femore. Sulla sinistra abbiamo la testa del femore, il collo del femore a destra in basso e la zona orbicularis che gli corre intorno. Altro aspetto fondamentale è cosa succede alla testa del femore durante il passo. Quello che si è visto è che abbiamo un minimo displacement, cioè un minimo distacco della testa dall'acetabolo, minore intorno ai 0,8 mm, e capiamo come questo è un dato fondamentale. Perché? Perché dobbiamo considerare che il movimento, come avviene in tutte le articolazioni all'interno dell'anca, c'è un movimento di liquido sinoviale. E vedremo come è estremamente importante nel gestire i carichi. Vedete, il labbro si siede intorno alla testa del femore, lo sigilla la testa del femore. Noi stiamo guardando quello che definiamo compartimento esterno. Il compartimento centrale, quello dove c'è proprio il movimento, anche qui c'è cartilagine articolare, ma non è il compartimento centrale, dove avviene esattamente dentro quella parte a sinistra che vedete delimitata dal labbro acetabolare. Questo è importante perché vedete come il labbro restringe, limita l'uscita del fluido dalla parte centrale nella parte periferica. Almeno questo è vero quando il paziente è in carico. Ed è proprio qui il concetto, cioè il labbro acetabolare, in questo tipo di modello, va alla sua importanza perché regola la circolazione del liquido sinoviale all'interno dell'articolazione. Ma vediamo come. Qua entra in gioco la zona orbicularis che dicevo prima. Cioè noi abbiamo nella fase non portante del passo, quando cioè la testa femorale permette, si distanzia dall'acetabolo, quindi permette un minimo spostamento, un minimo passaggio di liquido, la zona orbicularis si stringe intorno al collo femorale mandando verso l'alto il liquido sinoviale. Quando invece abbiamo la fase portante, quando il piede è a terra, invece la zona orbicularis ha un rilassamento, il labbro si chiude sulla cartilagine della testa femorale e quindi il liquido rimane all'interno dell'articolazione. Vedete in questa diapositiva appunto il concetto come apertura durante la flessione dell'anca, quindi il liquido va all'interno, e come invece durante l'estensione l'anca si chiuda, il labbro acetabolare si chiuda sull'acetabolo e quindi mantenga compresso il liquido all'interno. E questo ovviamente serve a distribuire in modo uniforme le pressioni all'interno della cartilagine, quindi limitando quello che è il consumo della cartilagine, l'usura della cartilagine. Quindi il cosiddetto sealing effect è quello predominante del labbro acetabolare, quindi mantiene questa striscettina azzurra che vedete nell'interfaccia tra testa del femore e cartilagine acetabolare. Quindi l'estensione e la rotazione esterna aumentano il seal, quindi aumentano la tenuta del labbro, la flessione e la rotazione interna diminuiscono invece il seal all'interno dell'acetabolo. Quindi il labbro è un po' quello che fanno le fasce per il pistone, mantengono una pressurizzazione. Poi vediamo che a secondo dei vari movimenti noi abbiamo diciamo un certo grado di supporto delle forze che vengono passate all'interno dell'articolazione. Quindi il labbro acetabolare ha varie fasi in cui si stringe o si allarga, quindi ha diverse capacità di sealing a secondo dei movimenti che noi andiamo a fare. Ma come vi dicevo, essenzialmente il modello ci dice che il labbro sigilla
i fluidi articolari, quindi evitando tutte quelle lesioni che possono avvenire qualora ci sia una lesione sia labbrale e sia una lesione a livello della zona condorolabrale dove sotto una pressione iniziale il fluido articolare comincia a migrare e a distaccare la parte cartilaginea dall'inserzione ossea. È ovvio che in questo modo noi andiamo incontro a danni di tipo cartilagineo. E questo, studiando, uno si rende conto che esistono diverse teorie riguardo la vera funzione del labbro. Questa è una funzione, cioè quella di sigillare il fluido articolare. In realtà, se andiamo a vedere, non è in realtà, se andiamo a vedere anche altri lavori, ci parlano, ovviamente sono lavori che in vivo è difficile effettuare, quindi sono lavori che vengono effettuati su test da cadavere, quindi con dei modelli computerizzati. Una cosa è quello, per esempio, vedete in questa foto, quello che si idealizza, cioè una distribuzione uniforme del carico all'interno dell'acetabolo, e una cosa che invece è quello che avviene normalmente. Ed è interessante notare in questo studio come sia se noi togliamo il labbro acetabolare, bene o male la distribuzione delle forze, i picchi di carico che avvengono a livello acetabolare sono più o meno gli stessi. Quello che cambia però è considerate la cartilagine come un'entità non rigida ma mobile, quindi con il labbro i fluidi rimangono pressappoco gli stessi. Senza labbro il discorso di pressurizzazione non cambia molto, e questa è un po' la differenza, perché noi pensavamo che con il labbro il fluido fosse pressurizzato all'interno dell'articolazione. Senza labbro non ci fosse pressurizzazione, quindi i liquidi venissero persi e aumentasse il discorso di frizione tra le superfici articolari. In realtà quello che dimostra questo lavoro è che il livello di pressurizzazione più o meno rimane lo stesso, c'è una piccola variazione, ma quello che cambia sono gli stress elastici legati alla superficie cartilaginea, e soprattutto questo avviene a livello della giunzione condrolabrale, e da lì poi parte la problematica, diciamo così, condropatica, artrosica poi in futuro. E quindi la lesione, cioè il labbro, sta a funzionare non come fluido, stop di fluidi, ma come uno stop meccanico alla displacement, cioè al movimento della cartilagine. Quello che ovviamente poi sappiamo è che però andando a ledersi il labbro acetabolare abbiamo globalmente un aumento delle problematiche cartilagine. Vedete, queste sono immagini di MRI di Jembrick, sono delle sequenze speciali in cui fanno vedere appunto la sofferenza cartilaginea che avviene nel tempo. Quindi questo, sia con il labbro sia nella giunzione condrolabrale, è un po' l'aspetto predominante, e il labbro in questo ha la sua importanza, perché determina quello che è poi la problematica di questa struttura. Magari in futuro, Gennaro, potremmo anche organizzare un incontro proprio sul modo di reinserire il labbro, perché il labbro va reinserito e perché oggi non si cerca più di staccare il labbro dalla sua giunzione controlabrale, ma di reinserirlo lì dove sta, di preservarlo il più possibile. E questo è appunto per indicare come nel tempo le lesioni labbrali, le lesioni della giunzione condrolabrale portano ad un'artrosi. Abbiamo, ma non è questa la sede, però giusto per farlo vedere, come abbiamo varie possibilità di trattamento del labbro, ma così abbiamo anche varie possibilità di trattamento della cartilagine.
In ultimo, ed era questa un po' la spinta, no, al discorso di reinserzione del labbro, anche questo lavoro è importante perché va a comparare quella che è la funzione della ricostruzione del labbro acetabolare come funzione di seal, cioè di sigillo, quindi del mantenimento della pressione all'interno della cavità acetabolare, sia nel labbro quando è intatto, quando abbiamo una lesione, quando la ripariamo o quando la ricostruiamo. E vediamo che, insomma, a secondo del movimento, come vi dicevo prima, abbiamo diverse possibilità di seal da parte del labbro, vediamo che sostanzialmente si mantiene una certa similitudine con quello che è il labbro intatto, sia quando c'è la lesione, sia quando c'è una ricostruzione. Ovviamente è un grosso dubbio, fattori altri grossi di possibilità di studio che abbiamo. Io per quanto mi riguarda ho finito e passerei la parola al dottor Fiorentino, a Gennaro Fiorentino, che ci parla della capsula articolare. Buonasera e grazie Alberto per l'invito. Sì, questo secondo me è un webinar molto molto interessante perché, come sappiamo, parlare di biomeccanica aiuta moltissimo la comprensione poi del gesto chirurgico, non solo poi della patologia, della risoluzione dei problemi. Quindi, non so se mi vedete, sì? Sì. E quindi Alberto ha fatto un'ottima introduzione su quella che è la biomeccanica e la braccia tabolare, e io passo invece alla... farvi un quadro della biomeccanica della capsula articolare. Vedete? Sì? Sì, si vede benissimo. Perfetto. Anch'io ho iniziato l'artroscopia dell'anca molti, molti anni fa, e quando ho iniziato io, come è successo per Alberto, non comprendevamo bene ancora quali erano i danni che andavamo a creare con il gesto chirurgico. Quindi si rimuoveva il labbro e tra i vari danni poi che si possono fare, ce n'è un altro che è necessario, che è quello della capsulotomia, quindi quello di andare a tagliare la capsula articolare. Nel proseguire il mio percorso nell'artroscopia dell'anca, poi abbiamo visto che il labbro andava riparato perché era importante, e poi una grandissima attenzione che c'è ancora oggi, forse oggi ancora di più, sulla riparazione, quindi sulla sutura della capsula articolare. Quindi mi sono incuriosito e ho cercato di studiare un po' la filogenesi dell'uomo applicata all'articolazione dell'anca, e in realtà ho trovato ben poco, se non un vecchissimo testo che io ho trovato molto molto interessante, che ci faceva capire cosa succedeva all'articolazione dell'anca passando dalla scimmia all'essere umano. Chiaramente si passa quindi da una posizione a quattro zampe a una andatura bipede, e tutto cambia nell'articolazione dell'anca. Vedete come la copertura dell'articolazione dell'anca ha un cambiamento notevole. Però cosa succedeva? Probabilmente questa, nella filogenesi, questo è venuto molto velocemente, per cui in realtà la copertura ossea dell'articolazione dell'anca non è cambiata, è cambiata molto poco, quindi è sempre la stessa, e si adattava bene alla posizione della scimmia, si adatta molto male invece all'andamento dell'essere umano. Ed è cambiato molto anche il range of motion dell'articolazione dell'anca. Vedete come è aumentato notevolmente l'arco di movimento. E questo cosa comporta? Comporta che esiste una porzione di articolazione dell'anca, quella antero superiore, che non è coperta dalla struttura ossea, quindi, come dire, è libera, non è contenuta in una struttura ossea congruente.
ed è proprio la nostra zona di carico. Quindi si è sviluppato un problema nella filogenesi. E questo ci è confermato anche in traumatologia. Quando osserviamo una lussazione posteriore dell'anca, praticamente sempre si associa a una frattura ossea. Al contrario, invece, una lussazione anteriore molto, molto spesso è una lussazione pura. Questo ci fa ben comprendere quello che fino adesso vi ho spiegato. E quindi l'essere umano ha attuato dei meccanismi di compenso per far fronte a questa instabilità anteriore dell'anca, che sono un aumento dello spessore della capsula antero superiore e una struttura che noi chiamiamo l'arco di stabilità, è una specie di amaca che è composta dalla capsula al centro, come vedete, che sarebbe quella porzione ispessita di capsula che vedete nella foto in alto a destra, dal piccolo gluteo e dal muscolo iliocapsulare, nonché dal tendine riflesso del letto e dal letto stesso. E poi Alberto vi ha già parlato della zona orbicolare che, oltre ad avere la funzione che vi ha appena ben spiegato Alberto, ha anche una funzione stabilizzatrice dell'anca, con il suo meccanismo a vite, lo screw mechanism, e del movimento di flessione si attorcigliandosi attorno al collo del femore lo stabilizza. E veniamo un po' a qualche dato anatomico. La capsula si inserisce prossimamente al labbro creando un recesso distalmente alla linea interfocanterica. E veniamo agli stabilizzatori statici dell'anca, che sono la parte legamentosa. Noi abbiamo il legamento iliofemorale, che è importantissimo, che è il legamento più forte del corpo umano, ha un'area media di circa 35 cm quadrati. Si compone di una banda superiore e di una banda inferiore. Questo legamento si tende in estensione, controlla la rotazione esterna in flessione, controlla la rotazione esterna ed interna in estensione, e il suo ruolo nel prevenire la traslazione anteriore della testa del femore con l'anca in estensione è fondamentale. Poi abbiamo il legamento ischio-femorale, che è un po' più piccolo, ma è molto importante. Anche lui si compone di una superior band, di una banda superiore e di una banda inferiore. Questo legamento si tende in rotazione interna, limita la rotazione interna e la traslazione posteriore della testa del femore. E poi abbiamo il pubo femorale, che è il più piccolo dei tre legamenti della capsula articolare, che è composto di una zona intracapsulare e di una porzione extracapsulare. Si tende in estensione e abduzione e controlla la rotazione esterna in estensione insieme all'ilio femorale. E poi abbiamo la zona orbicolare, di cui abbiamo già parlato. Ora, l'arco risonanza magnetica ci ha aiutato in molte cose. Forse non tutti sanno che è possibile studiare bene anche l'ilio femorale con l'arco risonanza, e per le patologie che si sono poi riconosciute ultimamente, soprattutto di revisioni artroscopiche dovute a insufficienza capsulare, l'arco risonanza magnetica e saper riconoscere questo legamento inizia ad assumere un'importanza non da poco. Veniamo agli stabilizzatori dinamici adesso, che sono il piccolo gluteo e il letto femorale e l'iliocapsulare, con, vedete, in questi preparati anatomici i loro footprint, in particolare quello dell'iliocapsulare, che è un muscolo molto importante come stabilizzatore dell'anca. Questi invece sono i posteriori, che sono il tendine congiunto, l'otturatore esterno e il piriforme. Vedete il letto femorale, come è possibile apprezzarlo in artroscopia. Adesso passiamo, dopo tutta questa spiegazione, a capire cosa facciamo noi in artroscopia e come possiamo andare ad impattare sul discorso biomeccanico della capsula articolare. Questa viene giudicata una capsulotomia safe, che sarebbe più o meno la capsulotomia interportale, quella la vediamo dopo. Invece questa viene considerata una capsulotomia a rischio. Gli obiettivi della capsulotomia deve essere molto economica, il più economica possibile, ma deve poter consentire di dominare il compartimento centrale, il collo del femore a 360 gradi,
fino quasi alla linea interfocanterica per ottenere un buon risultato su un grosso bump, ad esempio. Il dominio del recesso capsulorubrale è tutto questo quanto cercando quanto più possibile di risparmiare la zona stessa della capsula, e poi deve poter essere suturata, quindi quanto più possibile una capsulotomia e non una capsulectomia. Ricordiamoci anche che c'è qualche pitfall, c'è qualche struttura che va risparmiata, soprattutto nelle capsulotomie T. E poi questo è un bellissimo lavoro di Marc Philippon, dove alla fine conclude dicendo che il legamento iliofemorale è più importante addirittura dell'apro acetabolare come stabilizzatore dell'arca. Vediamo un po' le capsulotomie. Questa è la capsulotomia interportale che io personalmente seguo, la capsulotomia che unisce i due portali, il laterale e il mid-anterior. Vediamo che comunque la capsulotomia, per quanto safe, va a incidere sul legamento iliofemorale, comunque va a sezionarlo. In genere non tutto, ma in buona parte. E quindi sono capsulotomie che in ogni caso vanno suturate. Oggi si tende a suturarle praticamente sempre, ma in particolare nelle persone a rischio, quindi nei displasici borderline, qualora si decida di operarli, o di iperlassi, nelle donne in particolare. Invece questa è la capsulotomia AT, che è comunque un'ottima capsulotomia, dei vantaggi enormi, perché si vede molto molto meglio tutta la struttura del collo. Qui ne vedete un video, dopo aver seguito l'interportale, si procede con un blade lateralmente sul collo del femore per poi fare la branca discendente della T, e sicuramente l'esposizione di tutto il collo del femore è molto molto più abbondante. Però questa va necessariamente suturata alla fine dell'intervento. Io qua mi sono un po' divertito in alcune protesi d'anca che faccio per via anteriore. Questa qua, risparmiando la capsula, ho fatto una capsulotomia T, risuturandola, ti rendi conto di quanto veramente sia forte come struttura, e quindi veramente sia uno stabilizzatore importante. La capsulotomia interportale, però, possiamo farla in modo ancora più safe, e questo è un po' un trucco che vi pregherei di annotare qualora voleste fare questo genere di chirurgia. Intravoltando il piede si hanno vari vantaggi, tra cui il fatto di allontanare l'ilio femorale dalla zona della capsulotomia. Questo è l'ingresso del primo ago con il piede intravoltato. Si riesce a sezionare solamente la prima parte dell'ilio femorale. In questo intervento, sempre di protesi d'anca di anteriore, era un ragazzo giovane, l'ilio femorale si vedeva molto molto bene, e si vede come intravoltando l'ilio femorale in parte si allontana. Quindi questi sono i portali che io ho fatto in artroscopia nello stesso paziente, e l'ilio femorale si riesce ad intaccarlo per una porzione limitata, e quindi magari solo un punto anteriore può essere sufficiente. Io concluderei questa relazione facendovi vedere una capsulotomia interportale, partendo dal portale mid-anterior, poi switchando e arrivando ad unire i due portali con la mia capsulotomia. E vi ringrazio per l'attenzione. Darei la parola ad Alberto adesso. Sì. Grazie Gennaro. Aspetta che non posso. Ci siamo? Allora, grazie Gennaro, complimenti per la tua relazione. Aggiungiamo mano a mano che facciamo artroscopie, che studiamo, sempre più step nelle nostre procedure. Anche questa di suturare la capsula o addirittura di ricostruirla è veramente un'altra frontiera, insomma. La novità adesso è la ricostruzione capsulare. Esatto. Quella inizia a diventare veramente complessa. Questo, adesso facciamo la relazione, poi così rispondiamo anche alle domande
e torniamo su questo argomento, perché io ho un'idea sulla capsulotomia, poi vediamo se me la condividi. Adesso invece la dottoressa Cerulli, che ci parlerà delle problematiche eccoci posturali, lombosacrali, cose che noi conosciamo benissimo, vero Simone? Ovvio. Eccoci qua, innanzitutto grazie Alberto. Diciamo che un po' non che mi discosto, ma comincio a parlare di qualcosa che è un pochino più distante dalla chirurgia. Non che quello che dirò non serva, anzi è fondamentale secondo me, ma è un po' quello che ci siamo andati chiedendo in questi anni, studiando e lavorando sulla riabilitazione dell'anca. La protesi che ha fatto un po' più di storia, tutto ciò che riguarda la sindrome da conflitto, l'impingement e quindi tutta la riabilitazione post-artroscopia, diciamo che sta sicuramente andando avanti, ma in linea generale ha dato molti spunti per lo studio. E diciamo che questo non è nulla di nuovo, nel senso che quello che siamo andati trovando non è che siano concetti nuovi, però è un po' l'assemblare quelle che sono le informazioni che chi si occupa di riabilitazione, da i fisiatri, i fisioterapisti, ma anche gli ortopedici, può un po' trovare sulla storia della biomeccanica, che è il Kapan-D, ma poi ci sono tante altre evoluzioni. E l'evoluzione, come ha fatto vedere prima Gennaro, parte da una condizione per cui inizialmente la necessità erano quelli di poggiare tutti e quattro gli arti, un baricentro molto centrato all'interno della base d'appoggio, che era sufficientemente ampia, ed una colonna che tutto sommato era caratterizzata in cifosi, perché questo serviva, non si avevano altre necessità. Nel tempo si è visto che queste condizioni sono andate evolvendosi. Non so se alla fine questa sia un'evoluzione davanti al computer, però un po', diciamo, abbiamo pagato pegno. E che cosa è servito nel tempo? È servito nel tempo poterci muovere sulle due gambe, quindi il raggiungimento della bipodalica invece della quadrupedica, quindi della bipodalica, per poter lasciare innanzitutto gli arti superiori liberi servivano per la caccia, servivano per diciamo difendersi e per portare pesi e per poter esplorare lo spazio. E allo stesso tempo questo ha aumentato in qualche maniera le condizioni di stabilità. Vedremo poi più avanti. Ovviamente noi nel tempo ci siamo evoluti, si è evoluta la deambulazione, si è evoluta la necessità di non dover più cacciare, ma siamo arrivati invece a ritornare ad una postura molto cifotica, un po' ricurvi su noi stessi, una staticità abbastanza importante, tanto che quelle che erano le iperlordosi storiche, per cui gran parte della Mesie ha fatto un po', no, il suo, diciamo, la sua, il suo cavallo di battaglia un po' le abbiamo perse. Ma perché? Perché abbiamo adattato il sistema, come al solito, alle necessità della, diciamo, dell'attualità. Cosa sappiamo noi? Che noi ci siamo messi in piedi, questo esserci messi in piedi ha strutturato la colonna secondo una forma che vedremo, soprattutto sul piano sagittale, che è caratteristica, ed è stato permesso anche lo svilupparsi un po' della colonna vertebrale, proprio perché dovevamo poterci muovere sia sui livelli di inclinazione sia sui livelli di flesso estensione, per quanto possibile nei vari distretti della colonna vertebrale. Che cosa abbiamo come caratteristica della colonna vertebrale dal punto di vista biomeccanico e perché lo andiamo ricercando? Perché poi alla fine della, diciamo, della fiera, passatemi il termine, quello che succede a livello dei pilastri della colonna vertebrale, quindi la distinzione dei carichi sulla parte del corpo vertebrale e quindi sul disco, sulla parte delle faccette, quindi la parte posteriore, che è quella che gestisce il movimento, cambierà poi l'assetto della colonna. È proprio a seconda dei diversi distretti, noi abbiamo una disposizione delle faccette articolari e delle curve che ad esse si accompagnano completamente diverse. E diciamo che, come abbiamo detto, la nostra necessità di metterci in piedi e quindi di poter cercare di trovare un equilibrio, un bilanciamento, un vero e proprio equilibrio sulla nostra base d'appoggio ci ha portato poi a
ottimizzare quello che è l'ergonomia muscolare. Noi camminiamo e per questo in qualche maniera dobbiamo distribuire i nostri carichi sui due arti, mettendo poi una fase di oscillazione tra i due che aumenta il livello di stabilità, e questo prevede un controllo neuromotorio importantissimo. Ovviamente, stando nei 15 minuti, non entro nel controllo neuromotorio, ma è per far capire che comunque il nostro stare in piedi, il nostro gestire il movimento non è banale. E la gait, per esempio, è uno degli strumenti, sono due strumenti che vi farò vedere in questa occasione, una è la gait, l'altro è un sistema radiografico che ci permettono un po' di vedere come siamo settati nel sistema. Quando parlo di sistema parlo di ambiente esterno, e il raggiungimento della stazione eretta ha anche ricercato, oltre che lasciare liberi gli arti superiori, di avere sempre l'orizzontalità dello sguardo. Questa è un'altra cosa fondamentale, che è un po', diciamo, i termini delle alterazioni, se vogliamo, del piano frontale, ovvero la scoliosi, ma non è questo il momento. C'è questo bellissimo articolo, secondo me, che raggruppa un po' tutti i vari concetti, i vari momenti, oltre che i parametri che andremo a lavorare, che è praticamente un po' una sintesi sul bilancio, l'equilibrio della colonna sul piano sagittale. Sul piano sagittale si evidenziano le nostre curve di adattamento, l'iperlordosi a livello della colonna cervicale, l'ipercifosi a livello della dorsale e il ritorno alla lordosi della parte lombare. Come abbiamo detto, il metterci in piedi ha ridotto rispetto al primate la nostra base d'appoggio, quindi aumenta l'instabilità, però richiede che il sistema sia ampiamente centrato. Questo cono, adesso in questo momento mi sta sfuggendo il nome di chi ha creato il cono, come al solito, vabbè, Dubusset, eccoci. Il cono di Dubusset ci fa vedere proprio esattamente questa situazione, che noi dobbiamo sempre far rientrare all'interno della nostra base d'appoggio l'equilibrio e il baricentro, ma che questo varia a seconda di quanto ampio sia il cono. Il cono è in qualche maniera delimitato dalla testa, dai movimenti del capo. Chi fa propriocettiva, chi utilizza i sistemi di analisi della propriocettiva, sa che questo cono è un po' alla base, no, dello studio del nostro sistema di equilibrio, quindi dello schema del passo. Maggiore sarà questa base, la base del cono, maggiore sarà la fatica per mantenerci in piedi. Cosa abbiamo visto in questo articolo, come in tanti altri? Sappiamo, perché ormai lo sappiamo per assunto, che in qualche maniera la colonna e il bacino sono tra loro strettamente collegati dal punto di vista biomeccanico, mentoso, articolare, diciamo anatomicamente, ma hanno una grossa relazione tra loro. E quello che mi è sembrato più utile andare a cercare sono quelli che sono i parametri pelvici e i parametri un po' di colonna, che ci possono interessare poi in funzione di un approccio riabilitativo. È ovvio che tante cose le diamo per assodate, perché l'osservazione, noi in riabilitazione lavoriamo molto con l'osservazione del paziente, poco magari con l'esame strumentale vero e proprio, però l'osservazione del paziente ci porta ad analizzare quelli che sono questi parametri e riportarli poi sul nostro lavoro di tutti i giorni. Quali sono questi parametri fondamentalmente? Iniziamo con quelli che sono i parametri non morfologici, ma del piano, diciamo, dello spazio. Uno, il primo, il sacral slope, è un po' l'inclinazione dell'osso sacro. Questo sacral slope è oggettivamente l'angolo che si viene a creare tra una linea che viene tracciata tangente al piano superiore di S1 e praticamente alla sua linea orizzontale, questa qua, tra la tangente di S1 e il piano orizzontale del sacro, che è un po' quello che ci fa da padrone nell'analisi delle dismetrie sul piano frontale. Perché ci interessa il sacral slope? Perché come ci ha mostrato Rosselli, e su questo si basa molte delle classificazioni anche in termini neurochirurgici e di correzione delle scoliosi o di quanto altro di biomeccanico della colonna, esistono quattro tipi di lordosi, possiamo classificare, e questi quattro tipi di lordosi dipendono molto dall'inclinazione del sacro e corrispondentemente dell'incidenza pelvica, che adesso andremo a vedere.
maggiore sarà l'incidenza pelvica, quindi maggiore sarà l'orientalizzazione del sacro, maggiore sarà la lordosi della parte della colonna lombare. E un altro parametro molto importante è lo scivolamento pelvico, il pelvic tilt. Anche qui ci sarebbe molto da parlare, per cui parliamo sempre di quest'angolo che si viene a trovare tra la linea verticale e la linea che si connette al centro, oltre che dell'osso sacro, al centro delle teste femorali. Cosa ci serve? Perché cosa andiamo a cercare questo tipo di angolo? Per chi si occupa, diciamo, di chirurgia dell'anca e per chi si occupa di chirurgia della colonna, è importante sapere come ci si orienta, proprio perché questo determinerà, nel caso di una orizzontalizzazione del sacro, una maggiore antiversione del bacino, e questo significa un acetabolo più coprente, altrimenti una verticalizzazione dell'osso sacro e quindi una retroversione, che corrispondentemente, per chi si occupa di colonna, si accompagna ad una verticalizzazione della colonna vertebrale e quindi a una rigidità della stessa. L'ultimo parametro, che è un po' il parametro più, diciamo, l'unico morfologico vero e proprio, che è l'incidenza pelvica, che viene data dalla somma di questi due, altri parametri, è l'angolo che si viene a creare tra... Io ho cercato anche di mostrarvi a latere quello che si può andare trovando sulla radiografia, perché è importante anche, oltre che vederli su schema, vederli anche riportati sul corpo umano. L'incidenza pelvica è a tutti gli effetti l'angolo che si viene a creare tra la perpendicolare al punto medio del piano sacrale e la linea che passa a livello delle teste, passante per il centro delle teste femorali, e si connette a questo punto mediale. Su questa incidenza pelvica, sul discorso anche della sua corrispondenza rispetto allo scivolamento sacrale, diciamo che un po' è stato il dibattito riguardante proprio la forma della colonna sullo spazio, sul piano sagittale. Questi sono alcuni dei punti, cerco di andare più breve, un po' più veloce, perché credo che siamo proprio nei tempi. Ma l'analisi di questo, diciamo, di questi parametri sono fondamentali, perché nella morfologia della colonna, con l'avanzare dell'età, si modificano gli spazi, si modificano le colonne, si modificano le biomeccaniche delle stesse, e quindi lo studio di questi ci può portare a vedere quanto un ipercifosi possa andare a determinare una verticalizzazione della lombare e quindi un'alterazione di quello che è il piano acetabolare, quindi l'usura dell'anca, come altrimenti nel caso in cui si vengono a creare delle condizioni di iperlordosi per sindrome faccettali, stabilità e quant'altro. Altri determinanti importanti per lo studio dei carichi che si vanno a depositare sulla parte lombare e bacino, abbiamo l'asse verticale sagittale e l'angolo spinopelvico. Questo è un pochino più, diciamo, se vogliamo, un po' più raffinato. Molto spesso magari si va, dal punto di vista riabilitativo, si va a vedere di meno, e forse un po' più presente nello studio di una neurochirurgia, fondamentalmente di una chirurgia vertebrale o anche della stessa chirurgia d'anca. Però sono due assi che si vanno a disporre rispetto alla colonna in due momenti diversi. L'asse sagittale parte dall'appiombo di C7 per arrivare sull'angolo posteriore di S1, mentre andremo a vedere che l'angolo spinopelvico si va a localizzare più propriamente all'interno invece dell'asse sacrale, quindi del piano sacrale, e andare a connettersi poi con le teste femorali. Tutto questo discorso però si riporta poi, volevo un po', diciamo, ritornare su questo, si riporta un po' sull'analisi di quelli che sono le antiversioni, le retroversioni, anche nello studio stesso della sindrome da conflitto, per vedere quali sono stati gli elementi che hanno generato l'impingement. E fantastico è lo studio radiologico con EOS. Per chi non lo conoscesse, lo studio radiologico con EOS è una radiografia
a basso impatto di radiazioni, ma che permette di studiare la colonna per intero, colonna arti inferiori per intero, sia in posizione retta che in posizione seduta. E questo ci permette, come vedete, di analizzare tutta una serie di angoli e di misurazioni che sia per ricostruzione sia proprio per valutazione posturale possono essere interessanti da estrapolare. Oltre a darci la biplanare, ci dà anche la tridimensionale, quindi con un basso dosaggio questo elemento ci permette di andare a studiare un pochino più a fondo. Solo per vedere un po' velocemente, noi abbiamo due tipi di parametri, quindi quelli posizionali che sono dovuti all'adattamento del sacro piuttosto che del scivolamento pelvico rispetto a T9, lordosi, la cifosi, e sono quelli propriamente posizionali rispetto all'unico che è quello morfologico, che è l'incidenza pelvica, perché si basa proprio sulla struttura del sacro e dalla posizione del suo angolo mediano. Ricordiamo che l'incidenza pelvica è data dalla somma di due parametri posizionali, quindi del scivolamento sacro del sacro e dal pelvic tilt. Sintetizzo e ringrazio per la partecipazione, spero che comunque sia, anche se molto veloce, sia stata chiara e vi sia riuscita a darvi un pochino quali sono i punti che servono nella riabilitazione per andare un po' a valutare su che cosa lavorare. Io credo molto nel lavoro di equipe, credo molto in quello che è un lavoro molto di rieducazione manuale, posturale e quant'altro, perché soprattutto per colonna e bacino credo che sia fondamentale, visto quello che abbiamo visto in termini biomeccanici. Grazie Simona, complimenti, veramente una bella relazione che merita sicuramente uno spazio a parte. A me piaceva introdurla in questo ambiente perché abbiamo Gennaro che è un grande chirurgo e che ovviamente nella pratica quotidiana noi ci scontriamo con quello che tu hai detto oggi, ci scontriamo sempre di più perché noi alcune cose non ce le spieghiamo. Se poi andiamo a valutare dei parametri lombopelvici, capiamo come quell'orientamento del alterato, diciamo così, del bacino va a non dare il giusto valore a quello che noi facciamo sul collo del femore o sull'acetabolo. Quindi cominciare sempre di più ad introdurre gli aspetti che tu hai sottolineato veramente la trovo fondamentale. E l'altro aspetto fondamentale è che non so a Bergamo che succede, ma devo dire che qui a Roma c'è un ampio ricorso alle stabilizzazioni vertebrali. Stabilizzazioni vertebrali fa sì che tutto quello che ci ha detto Simona oggi venga completamente alterato. Quindi sì. Da un lato mi serve come prevenzione fare terapia, agire, lei ci ha fatto vedere una diapositiva, per carità, velocemente, ma la ringrazio per essere stata nei tempi, sul muscular imbalance, cioè sullo sbilanciamento sì. muscolare. Quando io vado ad agire sui muscoli, ma poi ho una struttura ossea che mi pone dei limiti, ovviamente questo diventa un problema. Così come diventa un problema fare una strategia chirurgica in un paziente che ha una stabilizzazione vertebrale o chi non ce l'ha. Quindi ancora una volta ribadisco come questi concetti difficili, perché sembrano facili, le detti in modo semplice, prendiamo le misure, ma assolutamente riportarli su un punto di vista clinico non è così semplice. Vederli no. Con attenzione nell'ambulatorio richiede veramente tempi lunghi che spesso con quello che noi abbiamo poco si sposano, però dobbiamo metterci molta attenzione in questo. Ah sì, ma ti dico, è importante anche per noi che lavoriamo in riabilitazione, perché io, la mia storia è poi quella di aver lavorato molto con neurochirurgo che si sono occupati di colonna e che più che con le stabilizzazioni ha lavorato, il chirurgo con cui lavoravo io lavorava molto con i distanziatori e ne adoperava uno diverso a seconda della biomeccanica del paziente, che ti fa già capire che comunque c'è uno studio dietro. Ma la cosa che io mi sono sempre ritrovata a fare è cercare di inserire il mio
il mio lavoro, la mia osservazione, con tutta la difficoltà che questo impone, del paziente che si presenta con il distanziatore o la stabilizzazione e ha il problema all'anca o viceversa, e quindi capire se viene prima l'uovo o la gallina, cioè nel senso se quell'anca, e io entra la mia mentalità riabilitativa, cioè se quell'anca sta facendo male e quindi è una condizione di ipermobilità, di iperattività perché c'è una colonna lombare ferma, oppure la colonna mi fa male e quindi va in una condizione di sindrome faccettale, instabilità, perché c'è un'anca che è ferma. E questo è un po', no, il discorso di andare a capire, è come nell'impingement quando ti trovi la doppia presenza del, diciamo, parliamo dell'atleta complesso, no, che ha sia una lesione, la brace tabolare, tendine dello psoas, piuttosto che lo shaving articolare, la lesione articolare, insieme alla sporzernia, cosa opero prima? Cioè, nel senso che qual è che mi sta dando il problema? E lì è il bilancio, forse su questi vale più la pena mettersi a studiare un pochino di più l'angolo, a capire quanto è venuto prima, ma con tutte le difficoltà del caso, perché primo partiamo dal presupposto che devi avere anche una radiografia ben fatta. E guarda, Bergamo, qui a Roma ancora oggi, se chiedo un assiale di femore, ho grossi problemi ad avere un assiale di femore corretta. Esattamente, quindi immaginiamoci falso profilo e Dan, che le devi fare dove le fanno con più, no, con più attenzione, ma anche la stessa bacino in carico, non sai mai se gli arti inferiori sono stati posizionati bene, per cui quella leggera dismetria è vera o no. Cioè, diciamo che è ovvio che stiamo estremizzando, no? Perché questo è. Certo. Però diciamo che la parte sfiziosa del nostro lavoro, secondo me, è questa. È proprio cercare di ritagliare quel vestito di cui si è sempre parlato sul paziente. No, certo. No, ma è lo stesso discorso per cui, un po' provocatoriamente, ho detto che il labbro non fa pressurizzazione, ma fa un blocco meccanico sulla cartilagine. Cioè, è sempre cercare di trovare un pelo che ti permette di studiare un po' di più, di ragionare un po' di più su quello che si fa, su quello che si andrà a fare. No, di nuovo merita molto uno spazio veramente maggiore questo. Gennaro, ci sei? Ci sono. Okay. Torno invece a quello che dicevamo prima sulla capsula, che la ricostruzione capsulare è uno dei nuovi trends nell'artroscopia di anca. Come al solito nasce negli Stati Uniti. Sì. Il problema è, come tu come me hai visto, delle capsulotomie enormi che ovviamente, in base a quello che ci hai detto te, devono essere chiuse perché pena la stabilità dell'anca. Ora, il dubbio, no, che mi viene, per carità, poi lasciamo stare la manualità che sono, ci sono delle manualità fantastiche, per carità, non che qui da noi non ci siano, anzi. Però non vorrei che si crea una lesione e poi si cerca il rimedio della lesione. Tu che ne pensi su questo? Cioè, nel senso che facendo la capsulotomia... Che si eccede nelle capsulotomie. E quindi tu hai necessità, per ottenere una stabilità, di ricorrere, vabbè, alla sutura. Quando hai margine, una capsulotomia netta, ben fatta, la sutura con più o meno difficoltà, ma insomma la sutura capsulare la porti a casa. Il problema sono quei deficit che si instaurano dopo capsulotomie ampie, dopo devi metterci una pezza. Il discorso dei fallimenti, tra virgolette, insomma il discorso del paziente che è ancora male in seguito ad un'artroscopia, che poi... lo visti, ti sarà capitato anche a te, lo visti, ti sembra tutto fatto bene, è stato fatto un ottimo lavoro al chirurgo precedente, ma lui è ancora male, questo è un terreno inesplorato. Lì c'è ancora tanto da capire e da ricollegarsi anche al discorso discorso che abbiamo anche fatto prima, Simone. Cioè, insomma, è molto molto complesso. In questo, secondo me, la capsula gioca un ruolo non trascurabile. Le microinstabilità che si generano per delle capsulotomie, capsulectomie, anzi, aggressive,
in persone soprattutto predisposte all'instabilità, quindi io parlo in particolare delle donne o dei lassi, è un discorso molto open, cioè, insomma la letteratura adesso si affianca. Guarda, io ero da Marte, da Philippon, al suo primo trapianto di capsula. E pur insomma anche la spiegazione del motivo che l'aveva condotto a fare quel gesto chirurgico da uno così esperto come lui non era semplice. Io credo che il prossimo futuro ci dirà qualcosa in più. Sicuramente insomma adesso un trapianto di capsula mi sembra proprio più realistico, comunque in letteratura c'è veramente poco. E capirne adesso, oggi, l'indicazione ad eseguirlo è veramente complesso. Però il messaggio deve essere, oggi come oggi, allo stato attuale dell'arte, dove è arrivata l'artroscopia, che può già essere rutinaria e può essere anche nelle mani di molti chirurghi, è cercare di essere il meno aggressivi possibili sulla capsula, insomma, o comunque... all'inizio la capsulotomia attiva benissimo, almeno quella ricordargli di metterci un paio di puntini. Guarda, c'è una domanda di Luisa Pozzi che ci chiede: data la scarsa vascolarizzazione degli elementi della capsula, sono frequenti le lesioni tardive. Il discorso è se tu chiudi o meno la capsula e quindi la capacità di cicatrizzazione che hai. Le lesioni tardive dipende se tu non hai chiuso la capsula e diventa una capsula insufficiente. Guarda, in letteratura non ho letto nulla su questo argomento. Diventa una capsula insufficiente, ma lo è fin dall'inizio, fin dal termine dell'intervento. La capsula insufficiente, secondo me, se la capsulotomia è stata fatta, come hai detto tu, lineare e riesci a chiuderla bene con dei punti ben messi, sì, certo, può cedere, ma come può cedere? Come può succedere a qualsiasi altra struttura, però tecnicamente dovrebbe avere un buon esito. Teniamo presente che abbiamo fatto capsulotomie senza suturarle per tanto tempo, non è che sono andati tutti male. No, ma infatti... chiaramente migliorare questo gesto chirurgico che sta diventando sempre più conosciuto, sempre più pulito. Ma lì rientra lo studio del paziente che dicevi prima. Ovviamente un paziente lasso, donna, con una costituzionalità, fare una capsulectomia ampia e non richiuderla, va da sé che già tu sai che qualcosa non andrà in quell'anca. Magari sulla capsulectomia all'inizio effettivamente le prime volte la capsulectomia ti fa vedere meglio, per cui tendi a mangiartela. Ecco, lì io per esempio direi di stare un po' attenti, ecco, perché poi se la richiudi puoi avere delle aderenze dolorose, delle capsuliti adesive dolorose. Se proprio uno non vede, è meglio fare una bella capsulotomia T lunga, grossa, e metterci un puntino che sulla T non è proprio difficilissimo, piuttosto che iniziare a mangiarsela tutta e creare un buco che sull'amaca, come abbiamo visto, sull'arco di instabilità, lì al centro, e lì può dare delle micro instabilità dolorose effettivamente. Sì. C'era una domanda che riguardava la funzione di sealing del labbro, ma il fatto di inserire una protesi a doppia mobilità, protesi acetabolo, verrebbe a mimare questo sistema. No, in realtà, quando inserisci la protesi, non è che c'è una funzione di sealing della protesi o del labbro, cioè si cambia proprio il concetto. Anche il concetto della protesi a doppia mobilità non è che va a mimare il sealing, è il concetto proprio di mobilità protesica, completamente diversa dalla protesi standard. Quindi aumenti il raggio di movimento, aumenti il jump, quindi insomma no, su questo direi di no. Che dici te, Gennaro? Sì, secondo me la protesi non collima con il ragionamento della funzione di Steel della velocità. Insomma, sulla protesi si può discutere se tenere o no la capsula, ma il labbro acetabolare credo che non abbia una funzione
stabilizzatrice. Significante. Allora, giusto perché sottolineava la protesi a doppia mobilità, ma quello è un concetto completamente diverso, insomma. Sì, sì, parliamo, credo, mi sento di dire che parliamo di due cose diverse. Sì, sì. Sì. Invece questo credo che sia per Simone. Questa è roba mia, sì. Sì. Allora, volevo sapere se i parametri che vengono citati relativamente al sacro in relazione con il bacino ed il femore sono rilevati solo ed esclusivamente sui tre assi, oppure anche su assi diagonali tenendo conto di torsioni del sacro e degli adattamenti dell'iliaco e del ramo del pube. Allora, secondo me su questo c'è un attimo di confusione, nel senso che nel momento in cui io devo posizionare il mio, cioè devo valutare per esempio uno scivolamento del sacro e lo faccio in correlazione a una testa femorale, ad esempio, o al centro del sacro, è fine a se stesso. Quindi della torsione del sacro mi interessa poco. Nel momento in cui vado a vedere un'incidenza pelvica dove ho un tilt pelvico, dove oltre all'analisi proprio della posizione del sacro, vado a valutare anche se ci sia quella che si viene a vedere torsione, è ovvio che con il riferimento alle due teste femorali io avrò le indicazioni diverse su quanto l'incidenza sia sull'anca di destra piuttosto che sull'anca sinistra. Quindi non valuto l'asse diagonale, ma valuto l'asse nei confronti di quell'anca piuttosto che dell'altra. Il bacino è questo qua è il pube, quello che io vado a fare è questo, cioè quello che vado ad analizzare è questo. Il sacro sta in mezzo, si muoverà diciamo secondo degli assi stabiliti in fisiologia con la nutazione e contronutazione, minima rotazione sull'asse diagonale, ma non è quello che vado ad analizzare in questo momento. Spero di essere stata, di aver centrato la domanda. Sì. Lo chiedo perché nella mia esperienza nutazione e contronutazione del sacro viene condizionata da un ileo in anteriorità che ne determina una torsione che spesso può essere corretta con una manipolazione. Io lo sapevo che andavamo a finire a questo. Allora, il discorso degli assi del sacro rispetto a questo è un pochino più complesso, però stai parlando e partendo dal presupposto che sia l'iliaco che blocca il sacro. Non è questo l'ambiente, però ci potrebbe essere anche una lombare che mi blocca il sacro e di conseguenza l'iliaco. Quindi diciamo che a seconda di quello che io trovo come lesione, correggo con la manipolazione. Ok, ragazzi, io vi ringrazio. Entriamo un po', perché siamo nei tempi delle 19:30, adesso sono 19:33. Quindi vi ringrazio veramente, è stata una bella tardo pomeriggio e io spero che ce ne siano ancora di incontri come questi, anche webinar, ma soprattutto in presenza. E ringrazio ancora la Siaga Scott che ci ha dato la possibilità di incontrarci e Studio Gest Alfa Sigma per invece l'opportunità di stare qui oggi pomeriggio. Grazie ancora, Simone, è stato un piacere. Gennaro, grazie a voi. Piacere. Grazie a voi tutti, grazie Alberto per l'invito. Grazie. Come vi ho scritto, vi devo una cena perché. Ovvio! complimenti, veramente. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Grazie. Ciao, arrivederci. Saluto a tutti, buonasera. Buonasera.